Sia lodato Gesù Cristo. Cosa c'entra questa frase lapidaria finale con tutta la parabola? Dice: gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Due punti. Molti infatti sono i chiamati, pochi gli eletti. Sembra non c'entrare nulla, scusate, perché il padrone ne chiama quanti ne può nella sua vigna e li paga tutti allo stesso modo. E poi il Signore dice: molti i chiamati, pochi gli eletti, i salvati. Vi supplico di porre l'attenzione, perché se questa parabola la leggiamo riferendoci a noi stessi, non ci si capisce nulla. Gesù è buono, Dio è buono, non buonista. Resta giusto. Per noi, nella nostra epoca, un tempo pensare, quando la gente ragionava, pensare a una bontà che non fosse giusta, capivano popolarmente che è un assurdo, ma questo è un assurdo in sé. Non c'è bontà senza giustizia, non c'è giustizia senza bontà, stanno insieme. Allora cosa vuol dire il Signore con questa parabola? C'è una giustizia in questa parabola che va colta. Ma per noi è pazzesco. Direi, oso dire, quasi impossibile, perché siamo ormai da una cultura atea, sostanzialmente, di 200 anni, abituati a incentrarci su noi stessi, riferendo tutto a noi stessi, tutto all'uomo, quindi a me. Perché quando si dice riferito all'uomo, uno alla fine riferisce a se stesso. Pensate al centro di questo racconto, dove il Signore, questi mormoravano, quelli che hanno iniziato a lavorare alle 6, sono stati pagati come quelli che hanno iniziato a lavorare alle 5 della sera, il lavoro sotto il sole cocente dell'estate, mormoravano. È la parabola, non è un fatto, eh? Il Signore costruisce questo racconto ed è violento nell'esempio. Gesù è spesso violento per destare. Guai ascoltare le parabole con la tranquillità, è il non senso. Che le parabole è fatta per scandalizzare, per dire: smuoviti. Allora, vi supplico, accettate di essere smossi questa mattina. E questi mormorano. E cosa risponde per dimostrare la sua giustizia il padrone? Non posso fare delle mie cose ciò che voglio? Per noi moderni è qualche cosa che ci fa imbestialire, perché noi pensiamo di essere fonte dei diritti in continuazione. Scusate, è quasi impossibile capire il cristianesimo di Gesù Cristo. È chiesta una radicale, un radicale cambiamento di prospettiva. Se ascoltiamo i racconti di Gesù riferendoli a noi stessi, non ci capiamo niente. Bisogna accogliere la cosa fondamentale, che la vita è fatta dell'opera di un altro. Il cuore di tutto è la chiamata a lavorare nella vigna di Dio. È evidente che il padrone della vigna è il Signore, è Dio stesso. Chiama gli operai
a lavorare, cosa state a fare tutto il giorno? Fannulloni, senza far niente, venite anche voi nella mia vigna. Ma il cuore non è l'attenzione alla persona che era nel nozio, è che la cosa, che la consistenza, non è una questione morale, è di essere, tutto è l'opera di Dio. La vigna è l'opera di Dio. Se Dio è creatore e Signore del cielo e della terra, tutto è l'opera di Dio. Tutto è suo. Allora bisogna avere un radicale cambiamento di prospettiva. Ciò che conta è andare all'opera di un altro, non alla nostra opera. Sta parlando ai discepoli, questa parabola l'ha fatta non per i farisei, per i discepoli, lo dice il Vangelo. Ciò che conta è fare l'opera di un altro, cioè l'opera di Dio. Perché se noi domandiamo le grazie perché il Signore aiuti la nostra vita, non ci siamo ancora, non abbiamo capito niente. Siamo come quelli che misurano la paga. Occorre, ripeto, un radicale cambiamento di prospettiva. Per noi, purtroppo, la grazia di Dio che paga la cerchiamo perché vivifichi la nostra vita, la nostra opera. No? La grazia di Dio, certo che ci vivifica, ma perché noi possiamo fare fino in fondo l'opera sua. Venite anche voi nella mia vigna. Allora si capisce l'esempio, si capisce come la bontà in questa parabola sta con la giustizia, perché ciò che era giusto era andare a lavorare nella vigna del Signore, cioè far l'opera di Dio. Insisto su questo termine a me caro: fare l'opera di un altro da me, che è Dio. Perché se non sottolineo che è di un altro, dico ancora l'opera di Dio, ma alla fine è la mia opera. È completamente diversa la verità della vita rispetto alla cultura moderna, completamente. La cultura moderna è incentrata sull'uomo, sul desiderio giusto del suo benessere, su Dio che deve aiutarti perché tu possa compiere la tua vita, è ancora tutto tuo. Tu ti fai l'opera di un altro. Quante volte nella vita dei grandi santi il Signore ha domandato che cosa vuoi, quale grazia vuoi in cambio di ciò che hai sofferto per me? E la risposta nella sostanza di tanti santi è stata questa: la grazia di servirti. Qual è la grazia? Quella di lavorare per la tua opera, Dio. Perché il resto non ha consistenza. Anche la mia persona non è nulla se non è per l'opera di Dio. Che cosa vuol dire per noi? Vuol dire fare il cristianesimo. Andare alla vigna del Signore vuol dire fare il cristianesimo, perché sennò, amici, non si capisce. In qualsiasi situazione noi siamo, quale che sia la vocazione che Dio ci ha dato, la prospettiva è fare il cristianesimo. Se io prete predicassi come sto facendo, curassi i vostri bisogni religiosi, ma non facessi il cristianesimo, non ho fatto nulla. Io devo fare il cristianesimo e predico a voi perché sia possibile fare insieme il cristianesimo. Un padre, una madre, gli sposi cristiani, cosa devono fare partendo dalla loro famiglia? Partendo da quel pezzo di mondo che è dato a loro, devono fare in quel pezzo di mondo il cristianesimo. Integralmente, questo è fare la vigna del Signore.
Quale sarà la paga? La gioia di aver fatto, di essere stati chiamati a questo lavoro. Il soldo pattuito non aveva senso, la nostra vita è piena di significato, perché lavora per l'eternità. Così tu, ogni condizione, qualsiasi età, qualsiasi sia lo stato di vita, è fatto per fare il cristianesimo. Ecco perché il Signore dice: molti sono infatti chiamati, pochi gli eletti. Chi sono gli eletti? Quelli che hanno coscienza di questo. Quelli che hanno capito che è una prospettiva radicalmente opposta. Altrimenti non viene fuori niente. Ma scusate, ma perché il mondo cristiano non produce più niente? Non produce più vocazioni. Ma come mai prima era pieno di vocazioni? Perché la prospettiva era diversa nella vita. Noi siamo ancora lì a curare, a misurare se ci conviene, se non ci conviene, se ci facciamo male, se non ci facciamo male. Ma non viene fuori niente così. La senti la chiamata di Dio? E dopo abbracci il lavoro. Ma la chiamata ha sempre questo contenuto: fare il cristianesimo. Qualunque sia la chiamata, la mia di prete, la vostra di marito, di moglie, la vostra di figli, è fare il cristianesimo. Cosa fa uno studente cristiano quando va a scuola? Deve fare il cristianesimo. Cosa fa un bravo operaio cattolico quando va a lavorare? Deve fare il cristianesimo. Uno dice: ma no, ma deve lavorare. Sì, ma la prospettiva è un'altra. È così non più vero che questa dimenticanza ha preso anche il clero, perché alla fine faccio il prete. No, devi fare il cristianesimo, devi fare il prete. E per fare il cristianesimo fai il prete, perché ti è chiesto di fare quello. Capite com'è diversa la prospettiva? Non vorrei mettere confusione. Ma è totalmente diversa. Allora, ciascuno di noi, tornando a casa, dice: ma io sto facendo il cristianesimo. Da dove devo riprendere? Se mi sono seduto? Se mi sono terribilmente addormentato? E guardate che in questa prospettiva guarisce tutto. Guarisce tutto. Tutte le tristezze che avete dentro finiscono in un batter d'occhio, che tutte le nostre sofferenze, ahimè, quelle malate, e quelle, le sofferenze sane edificano, le sofferenze malate sono quelle perché siamo centrati su noi stessi. Sia lodato Gesù Cristo.